Ragazzi, piccola premessa prima di iniziare. Mi farebbe davvero tantissimo piacere se guardaste tutto questo video, perché questo è uno dei videogiochi che mi ha accompagnato durante la mia infanzia. Ebbene sì ragazzi, era uno dei miei videogiochi preferiti e probabilmente mi ha reso psicopatico quanto sono oggi. Dategli un'occasione e se arriviamo a 20.000 mi piace, il seguito ci sarà già domani o lunedì. Mi raccomando ragazzi, buona visione. Sì, questo è Apple e bentornati in questo nuovo video su questo nuovo gioco che avevo piacere di portare sul canale da un miliardo di anni, ma che vi giuro non ero mai riuscito a trovare fino ad oggi. Stavo giocando a Vegas con FIFA. No, aspetta, seriamente l'hai detto? Stavo giocando a Vegas con FIFA. Ok, sei stupido. Stavo giocando a FIFA con Vegas, ma mentre cercavamo la partita ho trovato il sito del gioco. È un gioco molto vecchio, lo ammetto. Risale a quando avevo, non lo so, penso tipo 10 anni. E poi col tempo è stato anche rimasterizzato, quindi appena vi dirò il nome sicuramente capirete che cos'è. Si chiama Wolfenstein, è stato rifatto anche per PlayStation 4, però questa è la versione per PC. Ragazzi, ho deciso di giocare questo giochino perché veramente ha accompagnato la mia infanzia. Lo giocavo addirittura installato su un floppy disk. Ovviamente direi di iniziare dal capitolo 1, quindi Escape from Wolfenstein. Direi di iniziare subito. Noi dobbiamo scegliere la difficoltà, posso giocare babbo, non farmi male, facciamo il culo a tutti, sono la morte reincarnata. Diciamo che non farmi male per noi può già andare bene. Allora, noi partiamo. La schermata è molto retro game, quindi non vi aspettate la grafica della Madonna, ma questo sarà quello che vedremo. Abbiamo delle armi che si possono selezionare con i numeri. Ora abbiamo un coltello, una pistolina, poi ci sarà una mitraglietta e il super mitraglione. Ci si muove con SWASD oppure con le freccettine. Si spara con CTRL, si apre le porte con spaziatrice. Con SHIFT si va più veloce, guardate quanto sprizzo veloce. E dobbiamo riuscire a scappare da questa prigione. Non sarà semplice ragazzi, ve lo dico, perché ci saranno anche delle guardie che ovviamente ci impediranno di scappare. Questi che vedete per terra sono le cosciotte di pollo con tanto di insalata e riso, il nostro cibo, mentre queste qui sono le munizioni che aumenteranno ogni volta che le troviamo. Man mano che prenderemo danno, ovviamente il nostro mino scenderà di vita, e lo vedrete anche dalla faccia là sotto che prenderà delle condizioni molto brutte. Questa è una prigione tedesca e ci sono state sterminate tantissime persone, anche imprigionate. Lo vedrete presto perché ci sono tante trappole per loro. Ricordo che una caratteristica di questo gioco è che c'erano tantissimi segreti nei muri, quindi bisogna sempre cercare di aprire robe segrete nelle pareti. Bene, apriamo una porta principale, non c'è nessuno. Dobbiamo stare attenti, perché le guardie sono sparse un po' dappertutto in questa mappa. Siamo attenti, là c'è una porta aperta, quindi vuol dire che c'è andato qualcuno. Esatto, l'avete visto? C'è uno che potremmo uccidere. E un altro qua, aiuto! Che cosa ho combinato? Ho fatto crashare tutto, ragazzi, ma ci sta perché è un giochino che si gioca sul browser, quindi può capitare una cosa del genere. Intanto, ammazziamo la guardia di prima e ammazziamo anche quella laggiù. Stavolta siamo riusciti a prenderla. Prendiamo un po' di vita, così ci risolviamo subito. E c'è un'altra guardia qua fuori pronta ad aspettarci. Molto, molto bene. Ovviamente non ci sono solo guardie, esatto, ci sono anche i cani. Dannatissimi, uno solo? Un solo cane? Va bene. Con tanto di pappa per cani. Quelli non sono cereali, ragazzi, ma bensì pappa per il cane. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere l'ascensore e di fuggire da questa prigione. Sarà semplice? No, affatto, non lo sarà. E io voglio anche controllare che non ci siano, come vi ho detto, le porte segrete. Ok, con calma. Ehi, pezzo di schifo. Ehi, guardate! Guardate una porta segreta subito! Alla prima... vabbè, il mitraglione. Ok, adesso vi faccio vedere che con 3 c'è il mitraglione, 2 c'è la pistola, 1 c'è il coltello. Il coltello è sneaky sneaky, il resto ovviamente no. Questo gioco è una figata assurda, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione se volete giocarlo anche voi. È una figata, fidatevi. Adesso è un gioco vecchio e antico. Ora qualcuno aprirà la porta perché ho sentito l'alto là. Eccolo qui, il bastardone. L'abbiamo fucilato. E ovviamente, ragazzi, ci sono anche da raccogliere i tesori per terra, che ancora non abbiamo mai trovato, se non sbaglio. Io premo soprattutto sulle sculture, che di solito nascondono gli oggetti più interessanti. Guardate, dietro il quadro di Hitler, boom! Un mega nascondiglio pieno di punizioni e fottutissimi tesori. I più anziani del canale sicuramente ricorderanno questo gioco, mentre i più giovincelli probabilmente no. Ho bisogno di cibo perché non ho tutta la vita, anzi ho il 70%. E qui c'è andato qualcuno adesso, se non sbaglio. Destro, sinistra, destra, sinistra, ok. Mori, stronzetto. Ha crashato di nuovo. Ragazzi, ho capito che crasha perché invece di usare i tasti direzionali usavo WASD modificando il tutto. Spero solo di non farvi macello con la tastiera. In ogni caso, eravamo rimasti qua più o meno. Dicevo, quando troveremo il mitraglione sarà una figata assurda, perché quello lì sì che è devastante. E non ci saranno solo quelle guardie che abbiamo visto, ma ce ne saranno anche altri due tipi. Spero di trovare il prima possibile e farvi vedere un pochino come funziona. Tu muori, grazie mille. Dobbiamo trovare l'ascensore. L'ascensore che ci porterà al piano superiore e ci permetterà di avvicinarci sempre di più alla nostra uscita. Io ovviamente non sto giocando per fare score, quindi non cercherò tutti i tesori, ma cercherò di mostrarvi il gioco per quello che è. Guardate un po'.
il primo ascensore della nostra avventura su Wolfenstein. Ci dice tutto ciò che abbiamo trovato, i tesori, le uccisioni e i segreti. Bene, possiamo andare avanti. Siamo già quindi al piano numero 2, vedete, floor number 2. Ogni volta che cambierete piano ovviamente vi sentirete un po' disorientati perché cambia anche lo scenario. È un cane di merda che deve morire. Piuttosto di trovare solo cani, un po' di munizioni e del cibo per cani, va bene. Dobbiamo stare anche attenti con l'orecchio, perché se qualcuno apre una porta noi lo sentiamo. Eccolo qua, uno stronzetto. E là, è permesso? Io non vedo mai trovare i tesori. Mi piace un sacco quando apro la parete e si trova qualcosa. Uno girato di spalle, grazie mo. Oh, muori. Questi sono i cadaveri che vi dicevo. Vedete, sono appesi e sono stati probabilmente torturati, poveracci. Perlomeno avevano anche il lavandino, dai, non c'è male. Vediamo se riusciamo a trovare quello un pochino più forte. Ehi là, muori, stronzetto. Cibo per me, così torno al 100%. E se ve lo stavate chiedendo, sì, quelle sono ossa. Un po' pixelate, ma sono ossa. Teoricamente potrebbe essere considerato anche un first person shooter, ragazzi, perché spariamo in prima persona. Ma diciamo che non è proprio un first person shooter. In questi corridoi è un segreto. C'è per forza prima o poi, ve lo dico. E se comunque vedrò il sostegno da parte vostra della serie, avrò più che piacere di portarla avanti anche magari in difficoltà maggiori, perché questa diciamo è la basilare quasi. La difficoltà quella lì morte in persona è quasi impossibile, posso assicurarvelo. Permesso? Sì, grazie. Mori strozzetto, bastardo. Siamo nelle cucine, guardate, ci sono le pentole che si muovono mentre noi ci muoviamo, cioè è una tecnologia molto avanzata. Ma Minecraft, ragazzi, ci dovrebbe aver insegnato, come tanti altri giochi, che munizioni 88, la grafica non è tutto. Basti pensare a Super Mario, a chissà cos'altro. Credo che questo sia un cadavere fresco, considerando che c'è ancora il sangue per terra. Però temo che questa non sia la strada giusta. Dobbiamo tornare indietro. Qua c'è il bagno. Noi siamo arrivati da qua. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ehi là! Passaggi segreti per step ce ne sono? Dovete stare attenti quando girate gli angoli. E mi raccomando, premete sempre sulle pareti, perché i segreti sono alla portata di mano. Sono in due qua dentro? Sì. Tre, erano tre, cavolo. Diventa sempre più difficile, man mano è andata avanti. Siamo nei livelli, siamo nei piani. Comunque ho deciso di portarvi questo giochino anche per staccare un po' dai soliti giochi che fanno ormai tutti, per fare qualcosa di diverso. Un bel corridoio lungo, Chissà che qua dentro non ci sia qualcosa di buono, tipo una cosciotta di pollo. Una pecca è che la visuale va girata con le freccette, che purtroppo non si può fare col mouse, sennò sarebbe stato molto, molto più comodo. Ecco il bossettino, il piccolo bossettino. Bastardello, quanto lo odiavo. Ci giocavo al computer con mio babbo questo gioco, e ogni volta che lo beccavamo diciamo bustapu, bustapu. Sicuramente lui se lo ricorderà. Alto là una ceppa, mori va. Sono davvero contento, ragazzi, di aver ritrovato questo gioco, vi giuro. Chi è che mi spara? Ah, laggiù quei due. Grazie, morite entrambi. Ecco di nuovo, bupapu. Buon popo, muori buon popo. E quando muore fa Maliver, che non so minimamente cosa vuol dire, ma vabbè. Devo essere sincero, da piccolo non ero così bravo, ero un pochino più cagasotto. Mi metteva un po' di paura sta prigione tedesca. E quanti bussi è un bubastare. Poi teoricamente quelli blu grossi servono per proteggere le chiavi, chiavi che ancora non troviamo, per aprire delle porte blindate. Chissà però qual è la strada giusta. Alto là. Ma dentro forse? È l'ultima? Ok, potrebbe essere qua, penso. E no. Lo sapevo! Non me lo sentivo, non so perché, ma me lo sentivo. Una piccola scorta di munizioni e vita, così per riprendere la grinta e fare il culo a tutti. Però adesso che ho visitato tutto non so più dove andare. È un problema. Qui siamo arrivati da qua, Forse dovevamo andare da quest'altro lato. Finché c'è qualcuno di vivo, ragazzi, significa che la strada è più che giusta, probabilmente. Ho un cane dietro di me, quindi mi giro e l'ammazzo. Ta-ta-ta. Permesso? Siamo vicini, penso. Vedete? La prima chiave. Questa qui ci servirà per aprire la porta grigia blu. Blindata. Che ora non so dov'è. Oh, cavolo, mi hanno messo in una situazione abbastanza scomoda. Erano in due blu. Quella è la porta che proteggevano. Oh, e qua dietro c'era un altro. 49% di vita. Ho rischiato tantissimo. La porta grigia, che protegge sicuramente l'ascensore, penso. Esattamente, ragazzi. Ascensore. E qui c'è il piano numero 3. Wow, 97% kill rate. Ho ucciso quasi tutti quelli che c'erano sul piano, cavolo. Molto bene. Adesso siamo al piano numero 3. E non è che abbiamo tantissima vita. Partiamo subito avanti ai nemici. Che inculata. La musichetta diventa sempre più intrigante e interessante. È bellina, a me piace. Non può avermi visto quello laggiù. Come ha fatto a vedermi? In questo momento, ad esempio, ragazzi, sto cercando a tutti i costi un nascondiglio segreto per prendere della vita e munizioni. Soprattutto la vita, perché non voglio morire. Anche se ho 4 vite, Ovviamente non perdete istantaneamente se morite, ma ci sono 4 vite. 36% di vita, un polletto farebbe comodo. Dall'altro lato, cazzo. 29%. Lui lo uccidiamo stealth, ragazzi. Lo uccidiamo
stealth, pezzo di merda. Anche il polletto, 39% di vita, ok. Inizia a essere difficile, ragazzi, sempre di più. Mi auguro di finire almeno questo primo livello per oggi. Cibo per cani molto buono. Se poi il vostro riscontro sarà positivo, avrò più che piacere nel portarvi nuovi episodi di questo cavolo di gioco, che secondo me è una figata assurda per essere un gioco di 10 anni fa, probabilmente di più. Ma davvero vi invito a giocarvelo, perché è molto molto carino. Una stanza piena di bottino, questa è una cosa più che positiva. Ci facciamo una scorta di tutto. E adesso però abbiamo finito le vie valide da questo lato, quindi dobbiamo tornare indietro per forza. Visto che le guardie si muovono, non è detto che indietro troveremo solamente cadaveri, ma ci sta anche di trovare qualcuno di vivo. Eccolo là! Un bel segreto nel muro che non guasta mai, con le barelle. Le barelle restaurano un sacco di vita, tipo il 25%. Mentre i polli 10%, quello dei cani mi sa 8-7%. Sto andando alla grande ora, sto andando molto ma molto veloce. Dai, 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 siamo sulla strada giusta, mi sa. Bastardone. Questa entrata me la ricordo, ho un vago ricordo nella mente del passato della mia vita. Siamo arrivati da qua, ok. Quindi bisogna andare per forza in queste porte. Guarda chi c'è, il nostro amico Gustappo. C'era un'altra porta uguale a questa, se non sbaglio. Eccolo qua. Bello è che le prime volte non conoscevo l'esistenza dei segreti, quindi non trovavo mai le armi più forti. Era abbastanza frustrante. Se non è di qua, dove diavolo dobbiamo andare? Ah, ecco di qua. Però ci serve la chiave. Noi la chiave non l'abbiamo trovata. Oh, un altro passaggio segreto. Vuoto. Totalmente vuoto. Eh sì, col cavolo che è vuoto. Ci siamo persi la chiave, ragazzi. Dobbiamo ottenerla in qualche modo. Strano che non fosse qua dentro, protetta dall'omone quello blu. Di solito ce l'ha sempre lui. Tranquilli che la troviamo. Non potrà essere tanto lontana. D'altronde siamo in una prigione. La prigione nasconde ma non ruba. E fu così che Stepney, sedicenti anni dopo, era ancora a cercare la dannatissima chiave. Di una cosa, ragazzi, potete stare certi: le chiavi non vengono mai nascosti nei buchi o nei muri, ma sempre per terra. Cavolo, ma io da qua giù ci sono arrivato. E forse no, guardate, c'è una guardia viva. Che significa che probabilmente non abbiamo visto tutte le celle qua giù. Eccola qua, ragazzi. Chiave, come avevo detto, l'avevamo lasciata noi indietro. Molto bene, siamo tornati di nuovo qua. Non significa che ci sia l'ascensore, ma che siamo andati avanti nel livello. E che sia abbastanza pericoloso se non stiamo attenti. C'è qualcuno mi spara da dietro. Strano, solo due tesori in tutto questo posto. Sicuramente c'è qualche nascondiglio. O forse no, quindi andiamo semplicemente avanti. Livello completato.